c'è un'enorme variazione in termini di tasso di recupero. Ecco, vedete, per fortuna c'erano alti livelli, 42% in media di tasso di recupero, ma c'è un'enorme variazione. Forse siamo rimasti un po' scioccati. Alcuni centri avevano soltanto un 27% di tasso di recupero e altri invece esibivano un 58%. Forse questa non dovrebbe sorprendere, perché la mole di dati è davvero enorme e questo implica delle variazioni. Forse questo si riflette nel tasso di recupero esibito. È qualcosa che è comunque possibile monitorare. Ci sono dei siti che non vanno molto bene. È possibile inviare un esperto che possa cercare di migliorare le prestazioni del sito. I pazienti in autoinvio avevano degli score dell'ansia e della depressione analoghi, mentre presentavano uno score maggiore in termini di handicap di vita. È dato interessante. Proprio questi pazienti si sono ripresi in un numero più limitato di sedute. Cioè, se tu decidi da te che andrai a chiedere aiuto, ti riprenderai più rapidamente rispetto a qualcun altro che è stato inviato dallo specialista, da un medico curante. Cioè, l'autoinvio è una cosa buona. Altro dato interessante: maggiore la proporzione di soggetti passati ad alta intensità, tanto maggiore il numero di pazienti recuperato, con un numero di pazienti con un più alto tasso di recupero. È molto difficile, capite? Se avete un centro, noi siamo un centro per esempio con troppi pazienti, con terapie costose ad alta intensità, ebbene ci è stato detto che dovremmo fare più terapia a bassa intensità. Ma l'evidenza qual è? Se tu porti a un passo ad alta intensità più pazienti, hai un tasso di recupero maggiore. Quindi tutti quelli che si sono ripresi in realtà sono passati da interventi a bassa intensità a interventi ad alta intensità. È importante poter portare i pazienti da un livello all'altro. Altro dato interessante. Non soltanto questo è importante, il numero delle sedute è importante. In altri termini, se il vostro sito era nella media, vi ha dato meno sedute e voi magari non vi siete ripresi come avreste potuto. I siti che hanno un numero maggiore di sedute esibiscono anche un miglior tasso di recupero da parte dei pazienti. Non c'è una forte associazione, ma si vede chiaramente che spesso questi siti andavano meglio laddove potevano offrire più sedute. Se hai più sedute, se sei visto da professionisti che applicano interventi ad alta intensità, il tuo tasso di recupero aumenta. A volte è difficile registrare le diagnosi. Ai terapisti non piace metter giù per iscritto un problema si forma qualcun altro a farlo. Invece è importante mettere tutto per iscritto.
La maggior parte dei pazienti ha ricevuto il trattamento raccomandato dal NICE, ma ci sono stati dei soggetti con disturbi d'ansia generalizzati che hanno ricevuto counseling che non è raccomandato dal NICE, dall'agenzia governativa. Altro problema, molti pazienti hanno ricevuto terapie a bassa intensità con autoaiuto puro piuttosto che guidato. Questo è un problema perché riduce il tasso di recupero da parte del paziente. Soltanto se fai un audit di tutti questi dati è possibile aiutare il sito a migliorare le proprie prestazioni, perché si capiscono i punti deboli, si capisce che ci sono poche sedute, pochi interventi ad alta intensità, troppi soggetti in counseling. Se si ha un quadro più dettagliato si può migliorare la prestazione. Generalmente per la depressione la terapia cognitivo-comportamentale è risultata tanto efficace quanto il counseling, ma per il disturbo d'ansia generalizzato la terapia è andata meglio del counseling, e per la forma mista di ansia e depressione è andata meglio la TCC rispetto al counseling. Anche nel caso del recupero a bassa intensità, l'autoaiuto guidato è andato meglio di quello puro. Se si pianificano questi centri nel paese, bisogna fare un mix di forza lavoro. Bisogna formare nuova forza lavoro e unirla a personale preesistente. C'è bisogno di terapisti con grande esperienza e terapisti alle prime armi di bassa intensità. Devono poter trattare problematiche lievi, moderate e gravi. I terapisti si pensava i più bravi dovessero vedere i casi più complessi, e invece questo dato è stato sconfessato. Vi mostro qui l'esempio. Soggetti che avevano fobie sociali nel trial di Clark, di David Clark, cosa hanno trovato? Se vai da uno stagista, da un discente, hai un minore risultato di quanto avresti se fossi visto da un terapista anziano. Quindi è un dato questo da tenere a mente, è noto saperlo, bisogna saperlo. Ma il terapista bravo andava bene sia che ci fosse un problema lieve, moderato o severo. In altri termini, riteniamo che dovremmo dare il meglio in termini di professionalità dei terapisti, non soltanto ai soggetti che soffrono di patologie severe, ma anche a quelli che soffrono di patologie lievi o moderate. È molto difficile, bisogna operare delle scelte, dei distinguo. Non tutti possono andare dal terapista esperto, ma forse il discente, l'apprendista, può lavorare fianco a fianco con uno esperto per rubargli qualche trucco del mestiere, per vederlo operare, imparare facendo, in altri termini. Quindi il terapista esperto dovrebbe vedere i casi severi, ma anche supervisionare gli stagisti. E a questi ultimi dovrebbe essere data l'opportunità di assistere a sedute. In un mondo ideale il discepolo non vedrebbe nessuno, ma deve pure imparare da qualche parte e deve cominciare da qualche parte. Quindi bisogna trovare un giusto equilibrio.